あのビルがそれゆえ。あそこでたむろしてる連中、見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れて来られてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。八神さん、準備はいい？Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Mitter, eccoci qui per un nuovo episodio di Judgment. Sono qui Totego Yagami, pronto a continuare l'avventura odierna. Nello scorso episodio non è stato un ending, ma è stato un finale davvero forte, perché abbiamo visto come alla fine Amula ci ha davvero teso una trappola e ha sparato a Kaito-san, che si è messo subito a difendere il vecchio Matsugane, perché alla fine Matsugane è un leader però senza potere, e vedrli Amula cerca sempre, ma io sono fedele, un po' gli punta la pistola in faccia. E Kaito non ci ha pensato due volte a andare a difendere il vecchio, non male. È compare per loro, è forse un epoca capo Yakuza, che però sono delle brave persone, diciamo, fanno le loro cose sporche, ma c'è sempre un po' di onore. Amula ha donato tutto l'ente onore, ha sparato a bruciapelo, per fortuna ha detto anche Joker a salvarci. Per me sarà sempre Joker, è il nome migliore per lui. E comunque ci ha salvato e ha sentito, mentre ascoltava Amula e i suoi, un edificio che hanno sole, che è così qua, che forse è la base di Amura, dove penso si è nascosto. E sembrerebbe anche essere ovvio. Edificio abbandonato, Wayne Matsugane davanti. Cioè, più che di così, si muore. Mi aspettavo che ci fosse la talpa, attaccarci invece la talpa non esce fuori. Forse è che davvero è solo Shun a poterla controllare, non lo so, forse lo stesso Amura è la talpa. Non lo sappiamo. Se il fatto che però dobbiamo salvare Kaito-san e il vecchio Matsugane, dobbiamo stare attenti, e scoprire tutto dietro questa talpa, se mangiano una vera talpa oppure non è Amula stesso. E dobbiamo andare avanti ragazzi, prima di iniziare ricordatevi di lasciare like, commentare e condividere, sottolineare serie e canale. E adesso bando le ciance e il viaggio per inizio. E dico, noi andiamo ovviamente, let's go. Ah, Iko. Teme, Yagami, nande koko ga? Con un combattimento di questi tizi, ma c'è noi Sugiura, Mr. Joker e picchiamo i bei ragazzi. È ancora più arrabbiato, una spada a Kaito-san, sono del quale al vecchio, che ora è, penso, diciamo, è nostalgico di Amura, che ormai controlla tutto, sembra, e qui bisogna andare a salvarli. Due sono importanti per noi, quindi andiamo a fargli il culo. Andiamo, andiamo, sì sì, andiamo, andiamo. Ok, siamo dentro, ma cerca di scassinare, fortuna ormai è abbastanza abile, non lo due. Dove questo bastare, fermati. Eccoti qua. Attenzione. Attenzione che siamo vicini. Ah. Ok, grande, il nostro Yagami, il primo colpo. Salve ragazzi, tutto a posto. Di nuovo lui! Yagami! Che figata di scena ragazzi, però faccio una cosa, cioè parto subito col fuoco, dai. Bisogna fare il più possibile con il potere del fuoco. L'uomo con bastone, colpo, è troppo emotivo. Oh, si sì, è rimasto bloccato nel cartone, ma lo facciamo fuori. So che c'è tutto bloccato un bel po' di vita. E questo è un po' il problema. Questo mi sta proprio antipatico, eh. Fa tutto scalto quando attacca le spalle con la spada e ora è lì che se ne va. Ragazzi, prendete tempo, mi raccomando, io vado a fare. Vado in bagno a fare le mie cose. Ma questo è quanto tempo devo continuare a combatterlo, cioè mi sono ben le scale sinceramente. Io
L'ho fatto fuori già un po' due volte, ancora devo sconfiggere, allora non lasciamo andare così con tranquillità. Già c'è tutta una tacca di vita così, debole senza senso. Devo continuare a lasciarlo libero e tranquillo, non lo so. Eh no, devo aprire la porta e quindi lasciano l'oggetto. Benissimo. Ok, vice muore, si trova la luce, ok, è questo. Dimmi che è un kit medico? No, solo stamina. Non mi serve più un kit medico, ma vabbè. Qui sta tutto chiuso, ci sono una porta. Ma che succede? È chiusa a chiave, ma che succede? Tutti arrabbiati. Ho un minuto, ansia, ansia, ansia. Oh, l'ho fatto. E vabbè, non ci credo. È dorato! Vabbè. Cioè, ma che succede che io ora tutto insieme non riesce più. Ok, non riusciva a passare. All'ultimo secondo, ed ecco qui tanti bei nemici da far fuori, dai, su. Non ci usciamo da questi perché davvero serve proprio. Eccolo qui, l'amicone. Ma vattene a cagare che ti ho sconfitto! E avere anche le armi, sono stessi uomini, dai, ma vattene a cagare! Ok. Incontraci col tizio che ha portato la sua nuova arma. Eccolo qui. Poi, Yagami! Pure l'armo da questo, cioè rotto. Vedi come la game lo guarda. Ehi! Ho fatto la vita più lunga, ma vendersi qua è un rotto le scatole questo tizio. Ancora! Ma tracca! Ancora! E picchialo, Yagami, perché lo lascia andare via? Che siamo già a metà vita! Non è giusto! Ma quanto ancora deve continuare questo a rompere le scatole? Non fa niente! Mi sono stufato di questo tizio. 3 ore, 3 armi diverse. Mi è bloccato mezza vita, mi blocca. Basta! Picchiatelo, raga. Ancora. Sì. C'è la luce. Ma. Ecco lì, tizio. Mamma mia, mi sono stufato. Lasci le cose, sono un po' arrabbiato. Guardate a questo punto, ma. Ok, per fare così, insomma, sale, va bene. Ovviamente quel tizio lì mi ha rotto le scale, se ne va, viene, si dà le armi fighe, cioè il bastone diventa una pistola, che. Guarda, ancora li devo combattere, basta. Basta, mamma mia, non ce la faccio più, ma ce ne sono. Ok, che missione questa principale, devo finire tanti Matsuga, però il tizio con le armi fighe no, dai. Cioè, non è giusto, non è giusto. Oh, finalmente un kit che dico che io uso subito, che siamo a metà vita. Blocchiamoci, sì, che è meglio. Andiamo al massimo, poi se voglio sia la lotta finale. Prendi un po' di caffeina, così ti dà energia, mangi qualcosa, e ramen. Ok. Va benissimo qua questo. Ma sta tizia che è stato tu, guarda, 4 volte ti ho sconfitto, 4 volte! Vabbè, 3 volte, ancora sta più 4 della prima volta, ancora sta qui questo. Bene, ora vediamo questo che arma avrà stavolta. Io mi curo l'ultima volta con un mochi. Sono i mochi, sì. Cioè parla di pallina alla pizza delle muraglia. E mi fa scassinare pure. Cioè quello ci aspetta si, e si, poi si chiude dentro, si nasconde. È un cacasotto. Ho capito. Oh, boh, scuscita. Dai. Dai. Sono calmo, ok, non c'è tempo, sto facendo le cose con molta calma. Eccoci qua. Va bene, l'ultimo. No, piano, piano, stavo per fare veloce e mandare tutto all'aria. Io che sto la stavolta il tizio.
Che ci avrai? Un cannone? Un lanciarazzi? Dillo. Ancora. Sugiura! Bokuro koto wa ii kara. Yagami-san wa Kaito-san wo. Ikaseru to omou ka? Ma che fai il figo che ti ha scritto tre volte oggi? Solo oggi tre volte. E ancora stai lì a piangere. Vado di massimo, vado al massimo. Confusioniamo su Sala, no? E dov'è? Danza della vita, danza mista. Qual è quello che fa esplosione? Uccisione istantanea. E vabbè di nuovo. Vabbè no. Non ha funzionato. Oh. È tutto mezza vita. Di 4. Cioè, un quarto di ho tolto. Sì, fa la magia pure che fa uscire la pistola, la lama. E sono cascato perché mi sono fatto attaccare di nuovo con la mossa speciale. E perché... Cioè, fa la mossa fine mentre io sto attaccando il furbo con un bastone. Di un altro oggetto, per favore. E sì, attacca le spalle. Yagami è lì, Yagami sta lì. Pensamento, mi sono incavolato. Yagami sta lì, perché? Marchi un altro. Yagami, perché? Yagami, perché? Yagami, perché? Cioè il mio scomiglio è che voglio prendere una cosa e non mi prende niente, mi prova a prendere il bastone, questo che va rotte. Lo vuoi fargli ma... va! E beh. Cioè neanche schiva, ah oh, prende schiva, però guardate, si blocca! Si blocca, perché si blocca? Perché? Ragazzi, che è successo alla fine? Era il migliore di tutti! E devo comprare io, devo comprare i kit medici. Oh, la mia danza dura a morire. Ma io naturalmente da zero a... ma non puoi farti via ogni volta. Io schivo e quello si mai è bloccato, non so perché. Mi hai rotto le scatole, con basso mi hai rotto le scatole. Dammi il fuoco. Sono morto, ma almeno questo spero che si sia finalmente tolto le scatole. Non ce la faccio più. Neanche vado a schivarlo. Cioè provo a schivarlo ma niente. Oh, oh, c'è tuo figo. Dopo che mi ha mandato 1000 uomini. Tutto figo lui, eh. ハムラ。まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか。この野郎。海藤さん話せ。てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい。呼んでるぞ。 てめえ、さあ参るわ。今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。 Sì, mezzo morto. Lo aggiungiamo che sarà con 3 livelli tac di vita. Molto bene. Andiamo un po'. Io sono già mezzo morto.
È fantastica questa cosa. No, aspetta, dammi qualcosa di buona per qui, per mangiare, un po' di salute. Ah, mi sono già bloccato, ok. Guarda, non... Piglia fuoco, maledetto. Ma piglia fuoco, sta zitto. Armi a sbigliarne. E vabbè, continuano a non schivare di nuovo. ヤガミさん、終わった。杉浦、そっちも無事だったか。手伝ってくれ。カイトさん、怪我どんな感じ？一発食らっただけで。一人で歩ける。そんなに血出して何かっこつけてんの。まったく。よう、俺も手貸すぞ。 東。おやさん、外にバンが止めてあるから。早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう、もう俺も腹くくったよ。 どうせお前らは殺したって止まりゃ死ねんだろ。<笑>気づくのが遅いよ、おやさん。<笑>よう、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。<笑>ご自慢のモグラは近くにいないのか。 肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえと、お前も一緒にモグラに殺されんのか。この世界には 裏切っていい相手と、そうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か。親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？<笑>モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える。奴は一体何者なんだ。 黙ってないで答えろ。なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら。さっさと弾けや。そうかよ。<笑>大したもんだ。 確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追っ手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。ああ、いい店があるんだけどさ、 キャバレー本丸園ってわかる？ふん。<笑>教令会のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。
よう来たな、ハムラ。ずっと会いたかったで。松金組の組長さんでっか。俺は初めまして。せやけどあんた、登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか。どないしょう。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか。ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ。ふん、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。Ovviamente nessun commento sarcastico, perché si sta cagando sotto, credo che è nella me più totale. Però, ragazzi, ha preso Amura, colui che collega tutto, colui che sa i nomi, e quindi la cosa importante è questa, ossia che ha preso il nemico più pericoloso. Ho odiato il tizio lì con bastone, l'ho odiato tutto me stesso, lo vedo un'altra volta, ti giuro, io veramente l'ammazzo. Comunque, ragazzi, che dire... Siamo al momento in cui il clan Kyurei può aiutarci a scoprire chi è la talpa, e secondo chi è la talpa posso provare magari che Shono c'entra qualcosa. Sarà difficile, ma sarà vero alla passi finale. Manco forse gli ultimi tre capitoli, perché sono 13, 11 sono tre capitoli, e non può che aspettarci. Ma per il momento, come detto, fino a qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Da caso vi lascio un like, a commentare, di la vostra. E in caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, c'è notifiche dei nuovi video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti materiali da me offerti. Inoltre vi ricordo sempre che se volete supportare il mio lavoro, oltre mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi da me YouTube. In info box trovate tutte le informazioni che vi servono. Non ci vediamo al prossimo episodio. Da Bossimi Terry, passa e chiudo.